Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video veramente breve, 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 ma molto utile. Se non ci avete mai pensato e se avete questo problema, ve lo risolvo con meno di 50 centesimi. Parliamo del cespugliatore. Mentre lo si utilizza, funziona tutto perfettamente, dopo qualche minuto si spegne, non arriva più benzina. Si continua a pompare sulla pompetta della benzina, si prova a rimettere in moto, tra una cosa e l'altra la pompa riparte, lavora benissimo, regolare per qualche minuto e poi si spegne. Non è un problema di bobina, non è un problema di candela. Io vi sto escludendo i vari problemi che vi possono essere, perché anche la bobina quando si surriscalda potrebbe dare, se difettosa, potrebbe dare quel problema lì. Quindi escludendo problemi elettrici, la candela magari è stata cambiata da poco, è pulita, funziona bene. A me è successo, la bobina non l'ho toccata, ho cambiato la candela, ho revisionato il carburatore e ancora mi dava quel problema lì. Alla fine che cos'era? Era lo sfiato della benzina, eccolo qui. Non so se l'avete sentito, è andato sottovuoto in questo momento qua. Quando l'ho tolto ha aspirato aria. Questo è il suo sfiato originale, non l'ho mai cambiato. La funzione dello sfiato è quello di non far andare sottovuoto il carburatore e tutto l'impianto della benzina. Da qualche parte l'aria deve leggermente entrare quando la membrana si muove, altrimenti non lavora bene, nel senso che consuma la benzina che ha all'interno, che noi abbiamo inserito con la pompetta. Finita quella, essendo sottovuoto, semplicemente non aspira altra benzina ed ecco che si svuota il carburatore e si spegne la macchina. Io questo l'avevo aperto, l'avevo soffiato, ero convinto di aver risolto il problema, ma niente da fare, non c'è verso. Questo, prima di avere la scocciatura di cambiarlo, costa veramente 50 centesimi, non è quello il discorso, ma magari vi serve la macchina in quel giorno lì, vi dà quel problema, provate a soffiarlo, aprirlo e soffiarlo. Se non risolvetelo dovete cambiare, eccolo qui. Preso il nuovo, sono universali, si infila di nuovo nel tubetto. Ecco qui. Come vi accorgete che questo è il problema? Io me ne sono accorto semplicemente perché per lavorare senza interruzioni dovevo leggermente aprire il tappo della benzina. A quel punto la macchina non si fermava più, quindi era palese che era un problema di aria. Con questo sfiato nuovo ho risolto il problema. Lavorare col tappo aperto ve lo sconsiglio perché i vapori sono pericolosissimi. Qua c'è la marmitta e poi cosa succede? Che quando finite di lavorare ve ne dimenticate, appoggiate la macchina a terra, vi dimenticate il tappo aperto, esce la benzina, è pericolosissimo. Quindi ve lo sconsiglio. Cambiate lo sfiato e vedrete che avete risolto tutti i vostri problemi, come li ho risolti io. Ho atteso un buon mesetto per finire il video, perché nel frattempo l'ho provato in tutte le salse, ho provato un sacco di testine che mi hanno mandato varie aziende, quindi l'ho utilizzato veramente molto per cercare di capire se avevo risolto il problema o meno, e l'ho risolto. Ora si spegne soltanto se lo voglio io col tasto, oppure se magari la carburazione mi si sballa e allora sono lì a regolarla perché ho ancora problemi col carburatore. Comunque non si spegne più dopo qualche minuto di utilizzo, quindi ho risolto il problema dello sfiato con veramente 30-40 centesimi. Spero di avervi aiutato se avete lo stesso problema. È fastidiosa come cosa, veramente si lavora male. Già non è una gioia dover tagliare l'erba, se poi ogni 3x2 si spegne, veramente poi gli si dà fuoco e buonanotte. Spero di esservi stato utile con questo piccolo consiglio. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, ricordatevi che per la rimessa invernale ci sono alcune operazioni da fare sul decespugliatore e sulla motosega. Vi lascio qua le copertine dei video, vi lascio anche gli articoli, trovate gli approfondimenti sul blog. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciatemi un commento se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la prossima settimana.